Forza delle ragazze e bentornati a questo nuovo video, un grosso saluto al vostro Mister Viola. Oggi parliamo di Fiorentina Cagliari perché domani ritorniamo in campo, siamo di nuovo protagonisti contro il Cagliari in casa. Fiorentina che continua a cercare e deve continuare a cercare punti per allontanarsi sempre di più dalla zona di retrocessione, anche perché domani Lecce sfiderà la Lazio che naturalmente dopo lo stop subito in casa con il Milan deve ripartire, deve sicuramente far punti. Quindi Lecce che andrà a sfidare una squadra molto difficile, Fiorentina che quindi potrebbe approfittarne per allungare ancora di più la striscia e i punti da Lecce. Prima di cominciare, come sempre, ragazzi, vi invito a iscrivervi al mio canale di YouTube Tifosi Viola. Condividete con tutti i vostri tifosi Viola nei vostri social. Invitate anche loro a iscriversi al mio canale, attivate la campanella, tanti like e commentate. E anche su Instagram, ragazzi, mi trovate sempre sotto la voce di Mister Viola. Condividete i miei video, seguitemi e anche lì tanti like. Approfitto, come già è successo, ho attivato il countdown su Instagram e adesso tra poco farò anche un piccolo video per ricordarvi e per invitarvi, tifosi Viola, ad essere con me domani ore 19:20, sia su Instagram che su YouTube. C'è di nuovo la mia diretta che sta avendo molto successo e ringrazio tutti coloro che si stanno connettendo per seguire insieme con me e vivere le emozioni della partita con me. Commento live, streaming, Mister Viola, Fiorentina Cagliari, sui miei due canali YouTube e Instagram. Sarò in diretta intorno alle 19:20 per vivere insieme a voi le emozioni, tifare insieme la Fiorentina sperando di commentare un'altra bella vittoria e prestazione della Viola. Perché dico un'altra? Perché dopo il Parma comunque le sensazioni sono abbastanza positive, nel senso, Iachini nella sua rivoluzione di formazione, quindi Venuti, Terracciano, Duncan, insomma ha rimescolato un po' le carte mettendo i due gioiellini in panchina come Chiesa e Castrovilli, ha giocato una buonissima partita contro il Parma. L'attacco è sempre sterile, però vediamo un attimino i dubbi di formazione. Dragoschi ancora sembra non essere proprio in condizioni fisiche ottimali per riprendersi i pali, quindi dovrebbe esserci nuovamente spazio per Terracciano che non ha per niente sfigurato contro il Parma. In difesa mancherà sicuramente Pezzella che dovrebbe essere sostituito da Caceres, quindi dovrebbe esserci una formazione dove dovrebbe ancora essere protagonista Milenkovic, Caceres, Igor, da quello che si sente dire. Potrebbe anche naturalmente sostituire Pezzella Ceccherini che non sta naturalmente facendo male, però è tutto da vedere. Sicuramente col Caceres che è rimasto in panchina contro il Parma dovrebbe essere invece protagonista con il Cagliari. A centrocampo, beh, dopo le grandi note comunque viste da parte anche di Duncan che ha giocato una buonissima partita e Venuti, però dovrebbe ritornare in campo un centrocampo molto più simile a quello ipotetico della Fiorentina, anche se ci sono ancora dubbi su Castrovilli che è uscito da Parma con una vistosa fasciatura, quindi anche lì probabilmente ci sarà qualche ballottaggio. Benassi sappiamo che non sarà della partita e si teme purtroppo per lui un lungo stop che quindi significherebbe il termine della stagione in maniera anticipata, naturalmente in bocca al lupo anche a Benassi, e là davanti dovrebbe tornare Chiesa titolare. Vlahovic dovrebbe riprendersi il posto al posto di Cutrone, che purtroppo non ha sfruttato al meglio l'occasione con il Parma, sbagliando anche un gol del possibile 3-1 e quindi di chiudere la partita. E Ribéry. Su Ribéry mettiamo un punto interrogativo perché psicologicamente, naturalmente, l'attaccante, il fenomeno francese in forza alla Viola, è un po' dispiaciuto, distrutto, spaventato dopo aver subito il furto in casa. Naturalmente, i social si stringono intorno alla famiglia di Ribéry e a Ribéry stesso perché ricordiamoci: Firenze non è questa. Ribéry, dopo le dichiarazioni dicendo che ho scelto l'Italia per venire qui e non mi sento vulnerabile, mi sento qui dopo tantissimi anni di carriera, aver vinto tutto. Venire qua e essere derubati non è una cosa positiva per nessuno. Naturalmente, Firenze non è questa, Ribéry, fidati. Purtroppo sono cose che succedono. Sono successe a tanti altri importanti calciatori in giro per tutta Italia, ma Firenze non è questa. Non facciamo di tutta l'erba un fascio. Firenze e i tifosi si stringono intorno a te e alla tua famiglia. E fidati, Firenze non è questa, Ribéry, quindi forza e coraggio. Dopo, naturalmente, l'aspetto psicologico c'è da valutare anche l'aspetto fisico del calciatore che purtroppo è uscito anzitempo contro il Parma per un intervento molto violento, anche se nel replay non sembra che sia stato toccato dal calciatore del Parma, ma sembra che il rimbalzo del pallone abbia fatto fare un movimento alla caviglia, purtroppo già operata, un movimento strano e quindi ci potrebbe essere questo risentimento. Non è detto quindi che Ribéry sia della partita o perlomeno non parta da titolare. L'importante è che chiunque scenderà in campo onori questa maglia, onori questi colori, onori questo giglio. La Fiorentina dopo la vittoria col Parma è a più 9 dal Lecce.
Io l'ho detto in maniera molto scherzosa, è un meno 11 dalle posizioni che riguardano l'Europa League, ma domani è sicuramente una partita importante per continuare un trend positivo, continuare a fare punti, continuare ad allontanarsi sempre di più per arrivare alla sfida importante, al match clou che poi ci vedrà protagonisti proprio contro il Lecce, potrebbe essere la sfida salvezza. Quindi sicuramente far punti a Cagliari, far punti a Verona sarebbe fondamentale. Ragazzi, vi invito nuovamente a iscriversi entrambi nei miei canali YouTube e Instagram e a essere protagonisti domani con me a vivere Fiorentina Cagliari sui miei canali. Non mancate, sempre forza viola, vi aspetto.